Eccomi qua. Allora, bentrovati. Io sono Donatella Bartolomei e sono qui per presentare alcuni dei miei corsi, alcuni dei corsi che io propongo proprio a livello di concetto, non tanto di corso specifico che comincia quella data, quel giorno, in quel posto, ma piuttosto a livello di, come dire, stile. Metodologia didattica e soprattutto, no, ancor più che metodologia didattica, l'energia, lo spirito, l'intento, la sostanza che io propongo, così che chi fosse sulla stessa lunghezza d'onda, chi fosse interessato alle mie proposte, mi può contattare e vediamo se i luoghi conciliano. O se è uno di quei corsi che sono possibili anche online. Io non sono un amante, in modo specifico del mondo online, dei corsi via web. Io credo ancora nel contatto, nella presenza, per me è una cosa molto importante. Però ci sono anche dei corsi che obiettivamente possono essere anche svolti a distanza, non tutti. In questo video parlerò dei miei laboratori teatrali, dei miei corsi di teatro, in modo specifico corsi di teatro per adulti. Per adulti cosa significa? Significa per persone che abbiano maggiorenni, quindi minimo 18 anni e massimo 100, nel senso senza assolutamente limiti di età. Questo video lo sto registrando in agosto 2024. In ottobre partirà un mio corso, in modo specifico, un corso breve in realtà, perché quello è un corso di 3 mesi, mentre i corsi lunghi vanno avanti anche tutto l'anno scolastico. Partirà un mio corso a Inveruno, in provincia di Milano, ma non solo. Sto avviando delle altre collaborazioni, ora non anticipo nulla perché sono ancora in fase organizzativa, però chiunque fosse interessato in presenza sulla provincia di Milano, la provincia di Varese e la provincia di Novara, cioè le zone Milano, Varese e Novara sostanzialmente, questi sono gli ambiti dove io maggiormente opero al presente. Quindi mi contatti chi dovesse essere interessato e vediamo. Se dove, come, se fattibile il luogo, eccetera, eccetera, per la persona appunto che fosse interessata. Qui mi interessa molto di più parlare di concetti che riguardano il modo che io propongo, la mia proposta di fare teatro con gli adulti. Fare teatro come qualsiasi altra, scusate, tanto io aggiusto la webcam, questi video sono, a me piace farli dal vivo assolutamente, come dire, a braccio, io non ho nulla di scritto, non sto leggendo niente, è una chiacchiera, ok? Quindi non, è tutto informale. Il lavoro che io propongo nel teatro, lo vado ora a spiegare, sperando che appunto una chiacchierata possa essere sufficiente, possa essere esaustiva. Su quello che è la metodologia di un insegnante. Chi mi conosce sa già che io lavoro in un ambito di ricerca, di sperimentazione, in un ambito, a me piace dire, non parruccone, in un ambito, creativo, estremamente creativo. Chi non mi conosce, nel caso mi chieda che potrò fornire maggiori materiali. Fare teatro può voler dire mille cose diverse, come svolgere qualsiasi materia, non solo artistica, anche di altro genere, perché le metodologie possono essere tra le più disparate, ma non solo, gli intenti, gli obiettivi possono essere tra i più disparati. Quindi fare teatro non vuol dire una cosa sola, può voler dire fare 10 corsi di teatro, 10 laboratori, 10 scuole, 10 percorsi diversi possono voler dire 10 mondi diversi. Per questo io suggerisco sempre di provare, se uno è intenzionato a fare un percorso, di fare proprio una prova, che poi una prova sola può non essere esaustiva a sua volta, però almeno toccare con mano, vedere se ci si trova bene, se
lo spirito, l'atteggiamento, l'atmosfera, il mood di quella realtà è quella che fa per quella persona. Io lavoro in quell'ambito che a me piace definire il teatro dell'anima, che è l'opposto in qualche modo, o anche se talvolta si possono incontrare, perché tutto si può incontrare con qualsiasi altra cosa, però è molto distante da quello che viene definito il teatro dell'ego. Ecco, io non lavoro sul teatro dell'ego. Cosa non faccio? Faccio molto prima a dire quello che non faccio. Non lavoro sul teatrino, non lavoro sull'apparire, non lavoro assolutamente sul far finta di, non lavoro in un ambito commerciale, lavoro in un ambito che io reputo quantomeno maggiormente profondo, ovvero il teatro dell'anima. Il teatro dell'anima non è un atto di presunzione, è qualcosa che esiste al di là di me, non è qualcosa che sto inventando io. Sto cercando di metterlo, di chiarire, diciamo, in un ambito che possa essere così, possa far capire, ovvero un lavoro su di sé, un lavoro di ricerca, un lavoro di continua sperimentazione su di sé, un lavoro in cui ci si mette in gioco e che non è fatto per apparire agli altri, non è fatto per fare finta di. E questo dovrebbe essere il significato autentico del teatro, cioè. Anche se oggi si tende a specificare, perché c'è un mondo di opzioni diverse, siamo in un'epoca molto commerciale, dove il livello generale è palesemente molto basso nelle proposte, molto spesso. Non ce l'ho con nessuno in particolare, ma intendo dire in generale, ecco, nella musica, ma in mille materie, nella musica, lo vediamo nella musica ancora più di tutto, no? Il mondo commerciale è mercataccio. Ecco, è ben lontano dalla musica con la M maiuscola, ma la stessa cosa vale per il teatro, vale per la danza, vale per tutte le arti, vale per la scrittura, per la cultura, eccetera. Ecco, quindi vale la pena specificare teatro dell'anima, ma sarebbe il teatro punto. Non sarebbe una corrente alternativa di nicchia per pochi che si trovano in una cantina, sarebbe il teatro punto. Oggi riguarda in realtà spesso realtà di nicchia, che non sono solo io, non mi fregio d'avere il primato di niente. Io parlo di me senza volere sembrare meglio o peggio di nessuno, parlo semplicemente di quello che è il mio mondo, che poi io gestisco in totale autonomia e in totale, come dire, seguendo il mio sentire. Teatro dell'anima. Teatro di autenticità. Autenticità quindi significa essere se stessi. Non far finta di. Nel momento in cui io lavorerò sulla costruzione di un personaggio, sull'analisi di un personaggio, sulla creazione, sul dare voce e dare vita, ancor più che voce, ad un personaggio, quel personaggio non è altro che una parte o delle parti di me e una parte delle parti dell'intera umanità. Ok? È la scoperta, si va alla scoperta di un mondo meraviglioso. Dovrebbe essere così. Poi magari qualcuno prova il mondo meraviglioso, non lo scopre, pazienza, ecco. Però dovrebbe essere proprio la ricerca, la scoperta di mondi magici che già ci appartengono. Dovrebbe risvegliare il genio che è dentro ognuno di noi. Perché ognuno di noi ha dentro di sé un genio, il famoso genio nella lampada. Ripeto, ancora una volta, io non mi sto inventando niente di nuovo, sto parlando di cose che dovrebbero già essere risapute. E se non lo sono, si trovano, ok? La scoperta del genio che è ognuno di noi, quindi lo sviluppo della propria creatività, lo sviluppo della propria, ecco, intravedete dietro un esserino nero che sta anche annegando, è la Pimpa, una dei miei cani che sta pretendendo la cena. Allora, facciamo così: vado a dare la cena alla Pimpa. Ciao Pimpa, saluta tutti gli amici, vediamo se si vede, tutti gli amici da casa, e poi torno. Tanto non ve ne accorgerete neanche perché metto in pausa. Quando la Pimpa chiama, beh. Grazie.
Ecco, lo scenario è cambiato, dato da mangiare ai cani, vedete Brian alle mie spalle sul divano, eccomi qua. Dicevo, la scoperta di un mondo magico, nel senso che fare questo tipo di percorsi ha un senso nel momento in cui scatta veramente qualcosa, scatta veramente un fuoco interiore. Come diceva una mia ex insegnante, si scopre di non poterne più fare a meno ed aveva veramente ragione. È un tipo di percorso che fa bene alla salute, veramente, non sto scherzando. Penso che chi già è avvezzo a queste cose mi capirà. Fa bene alla salute perché fa bene prima di tutto alla salute mentale, nel senso che andiamo a portare in scena tutta la gamma delle emozioni, tutto lo spettro delle emozioni, non si fa male nessuno e non si fa male a nessuno. È un bel modo per far uscire allo scoperto anche parte di noi che magari sono un po' chiuse, sono un po' sonnolente, che hanno bisogno comunque di vedere la luce. È un lavoro sul non giudizio, il non giudizio inteso non come non avere la capacità di giudizio, che quella è pure importante, ma il giudizio giudicante, cioè non è un lavoro sul giudizio giudicante, non è mai un lavoro in cui si va a giudicare, non si vanno a giudicare i testi, i personaggi, nel senso che non ci deve entrare la morale, il moralismo, ma è un lavoro sull'empatia, sul sentire possibilmente senza giudicare in senso mentale. Gli stessi partecipanti devono sentirsi assolutamente a proprio agio. Si deve creare un gruppo di lavoro in cui si parte veramente tutti insieme per un'esperienza quantomeno entusiasmante, in cui magari fuori dall'ambito del corso non ci si vede, non ci si frequenta, non è obbligatorio diventare amici fuori da un corso, ma nel momento in cui si è dentro quel lavoro si è come un esercito di pace, ecco, diciamo così, perché non si va in guerra, si va a ammazzare nessuno, a sparare a nessuno, ma un esercito di pace che parte per una missione comune, per degli intenti comuni. C'è sempre un'attenzione totale sull'individuo, sul soggetto. Non è un lavoro da protocolli, ecco, io non lavoro assolutamente per schemi, non è che sei in un gruppo, allora tutti hanno lo stesso percorso, tutti seguono le stesse fasi, assolutamente no. Le persone sono tutte diverse l'una dall'altra, per cui io cerco sempre di avere un'attenzione differente tra una persona e un'altra persona, perché una persona avrà certi talenti, una persona ne avrà altri, una persona avrà certe problematiche, incontrerà certi scogli, una persona ne incontrerà altri. Quindi i gruppi, per esempio, dei corsi, i laboratori teatrali su cui io lavoro, in cui io lavoro non sono mai gruppi di tante persone, io non lavoro con gruppi di 20 persone. Se me lo dovessero proporre in una scuola, in un contesto, ci dovrei ragionare molto bene come impostare il lavoro. Tutto si può fare, l'importante è lavorare bene però. Io personalmente non prediligo i gruppi grandi, prediligo gruppi che vanno dalle 5 alle 10 persone massimo, piuttosto faccio due classi, però se sono 20. Perché se no non ci può essere, serve sì nel teatro l'energia del gruppo, il contributo di tutti, la creazione di un vero e proprio gruppo, ma non deve diventare, non è il corso di balli da sala dove si è anche in 50 che se ne frega, tanto fanno tutti le stesse cose, senza denigrare i balli da sala, però per dire, no? Quei corsi in cui si è anche in 50, chi se ne frega, no? Ci deve essere un'attenzione e poi ci sono dei momenti specifici in cui si lavora, per esempio, sul monologo, in cui si lavora, per esempio, su dei lavori individuali, che pure esistono in un corso collettivo, per cui l'attenzione va a quella persona lì. Io lavoro molto con la tecnica, con diverse tecniche fondamentali, perché poi ogni insegnante ha un suo bagaglio. Ogni persona ha una sua storia. Io non mi metto apposta a citare, anche se poi magari due maestri, due o tre maestri dai quali attingo, ho sempre attinto, imparato, li citerò, però quello che è importante è vedere quella persona come lavora.
non tanto da che scuola viene, perché poi il soggetto è fatto di tante esperienze, sia delle scuole che ha frequentato, degli insegnanti che ha avuto, ma anche delle esperienze di vita, di quella che è la sua indole, che artista è. Cioè, io prima di tutto, non lo dico con presunzione, ma per farmi capire, prima di tutto io mi reputo un artista. Non sono una che fa l'impiegata e poi a tempo perso insegno teatro perché ho tirato su due nozioni. No, no, per me è la mia vita. Così come insegno la vivo. Per me questo è fondamentale. Brian. C'è il canino di sopra che abbatte e mi risponde. Purtroppo, non, cioè, purtroppo per fortuna, fare questi video in situazioni. Vabbè, devo mettere in pausa un'altra volta. Beate, portate pazienza, tanto voi non ve ne accorgete. Forse si è riusciti a sedare un po' questo casino. Comunque, dicevo, è la mia vita, per cui fondamentalmente non è qualcosa di staccato da me. Quando si sceglie un insegnante, in qualche modo si sceglie un mondo, perché quell'insegnante è un suo mondo, ha un suo mondo. Dopodiché l'allievo costruirà però il suo mondo, se andrà avanti. Deve imitare quello dell'insegnante, però dovrà cogliere e poi trasformare su di sé. Dicevo, io lavoro con tante tecniche, per esempio, c'è molto training. Nel lavoro che facciamo noi, che faccio io, noi in senso io gruppo, tanto training che significa tanto lavoro con la musica. Io poi sono anche musicista, sono cantante. Chi vorrà poi informazioni su di me, il mio curriculum, sia sul mio sito, sia posso fornirlo privatamente, insomma, o anche informazioni in diretta. La musica è importantissima, si lavora tantissimo con la musica, col corpo, si fa molto lavoro di lasciarsi andare, perché la prima cosa è lasciare andare le menate. No, il primo giorno non ci si. Io trovo sempre assurdo quelli che insegnano il teatro e ti mettono con un foglio in mano il primo giorno, ma il foglio lo vedrai ben più avanti. Al di là del livello a cui tu possa essere, che tu sia un principiante o che tu sia uno che sta facendo già teatro da anni, non importa. Però è importante prima di tutto abbandonarsi, lasciarsi andare, giocare, non prendersi troppo sul serio, creare un gruppo di lavoro compatto, coeso, in cui anche le diversità sono crescita. Perché non si sarà tutti uguali, ma chi se ne importa? E poi lavoro tanto con la tecnica anche della improvvisazione teatrale, che chi fa teatro già conosce, sicuramente. O se non la conosce, si informi, non l'ho inventata io. E comunque sempre onestà al personaggio, sempre autenticità. A chi consiglio e a chi sconsiglio di approcciare questo tipo di lavori in modo molto generico? Lo consiglio a chi vuole vivere un'esperienza di crescita al di là che sia per fare l'attore o per non fare l'attore, per divertimento, non cambia. Cioè, questo non è che io propongo lavori hobbistici o professionali, io propongo lavoro teatrale. Poi per uno potrà essere il primo o l'ultimo dei suoi hobby, per un altro potrà essere una ragione di vita, per un altro potrà essere uno sbocco professionale, ammesso che oggi il teatro possa essere considerato professionale e come trattato, vabbè, parentesi, qui apro, qui chiudo. Insomma, ognuno avrà i suoi obiettivi, ma non cambia la sostanza. Non cambia la sostanza. Io lo consiglio a persone che vogliono fare un'esperienza entusiasmante di conoscenza di sé attraverso il linguaggio artistico e creativo, e persone che però poi puntino davvero a, cioè sappiano, questo è fondamentale, che non è un lavoro né semplice né banale né mero divertimento. Questo io lo sottolineo 1200 volte. Chi vuole fare teatro esclusivamente per divertirsi una sera a settimana, trovare degli amici con cui andare a mangiare la pizza, non venga a fare i miei corsi, perché non si divertirà in questo senso. Ma non perché i miei corsi sono noiosi, non sono divertenti, i miei corsi sono anche molto divertenti. Ci si diverte, ma non è un passatempo per ridere, per capirci. È un lavoro di profondità.
in cui nel percorso si incontreranno anche degli scogli, si incontreranno anche delle resistenze, perché siccome si lavora su di sé, ci saranno dei momenti in cui ci si scontrerà con delle proprie resistenze, si dovrà fare i conti con le proprie resistenze. Ed è richiesta sempre apertura, dialogo e autenticità. Queste sono tre regole fondamentali. Se non ci si vuole mettere in gioco, se non si vuole essere autentici e se non si vuole essere aperti, comunicativi, anche sulle problematiche, non si venga a fare un corso di teatro con me, perché non sono la persona giusta per questo tipo di atteggiamento. Ok? Questo lo dico subito. Per me è ancora importante che... E per me è ancora importante, perché siamo in un'epoca in cui purtroppo questo non sempre lo è, in cui il maestro di un percorso di questo tipo, come qualsiasi maestro comunque, è qualcuno a cui ci si affida e di cui ci si fida. Anche nel momento in cui il maestro ti dice no, non va bene. Io sono una grande entusiasta, quando una cosa mi piace dico sempre bravo, bene, bellissimo. Però se una cosa non va bene, altrettanto chiaramente dico non va bene, ma non va bene o va bene perché io ho la verità in mano, ma secondo il percorso che io sto tracciando, se no non farei l'insegnante, non traccerei un percorso e amici come prima. Quindi questo è fondamentale, volersi mettere in gioco, provare. Poi uno prova, si entusiasma, si trova bene, evviva. Uno prova, non fa per lui, non fa per lei. Non c'è problema, però è importante sapere che il tipo di lavoro teatrale come teatro dell'anima non è un passatempo egoico, si lavora su di sé e si possono incontrare anche i propri fantasmi. Non è solo o che bello o che ridere, nel senso che essendo un lavoro su tutta la gamma delle emozioni umane in cui ci si mette in gioco, ci possono essere anche dei momenti di crisi, ma li ho vissuti anch'io, ma ben vengano, perché quello è un segnale che si sta facendo uno step di crescita. Io avrei altre mille cose da dire. Ah, piccoli riferimenti a dei maestri, ecco, quelli che io considero dei grandi maestri. Non li dico in nessun ordine, li dico alla rinfusa, ne cito due o tre. A chi mi rifaccio? Ecco. Io sono una grande amante di Alejandro Jodorowsky, il lavoro di Jodorowsky, per chi non lo conoscesse, lo vada a conoscere, è proprio un creatore di mondi. Io nel mio piccolo mi definisco anch'io una creatrice di mondi. E il concetto di arte che cura, di cui lui parla. L'arte cura. Arte non come mero intrattenimento, ma come nutrimento dell'anima, del cuore, chiamatelo come vi pare, ognuno usi il linguaggio che vuole. Io adoro Jodorowsky, un altro grande faro per me, sempre stato Carmelo Bene. Non dovrebbe aver bisogno di nessuna presentazione, Carmelo Bene. Immenso, non aggiungo altro. Per entrare strettamente nella tecnica didattica teatrale, il metodo Stanislavski, ovviamente, fa parte anche quello grandemente del mio percorso. E poi non ne cito altri, ma perché un insegnante, un artista, una persona che propone un percorso è un insieme dei suoi amori, delle sue esperienze, del suo vissuto. Quindi non è che in tre parole io vi faccio capire cosa si farà esattamente. Chi fosse interessato a provare un mio laboratorio teatrale, che sia breve, che sia lungo. Poi ripeto, se fatto bene è un lavoro di anni, non è un lavoro che si risolve né in 3 mesi né in 9 mesi. Però uno vuol provare intanto, non deve ipotecare la sua vita, ok? Chi vuole provare, perché si sente sulla stessa lunghezza d'onda, perché è rimasto affascinato dalle mie parole o quantomeno incuriosito, si sente in sintonia di contatti. Sotto questo video ci saranno i riferimenti del mio sito, la mia mail e anche il mio telefono, a cui chiedo di non chiamare direttamente, ma di mandare un messaggio su WhatsApp o su Telegram, per esempio, e poi si può concordare tranquillamente una chiacchierata, perché no? Io chiudo qui, le cose da dire sarebbero
infinite. Posso aggiungere, ecco, che io a livello teatrale, il mio lavoro come artista, come attrice, a me non piace definirmi attrice né cantante, perché poi ho creato un mio mondo. Io lavoro molto col teatro sperimentale, lavoro molto io come ricerca, però che si lavori molto in giro col teatro sperimentale, non voglio illudere nessuno, ma il mio pane è unire la sperimentazione teatrale, la sperimentazione vocale, la sperimentazione sonora e musicale in un unico linguaggio di ricerca, dove io poi metto dentro anche la mia ricerca sul simbolo. Io lavoro anche lavoro sui tarocchi, non come fattucchiera, ma come lavoro sul simbolo, sull'archetipo e altre simbologie. Ho una mia filosofia, sono anni che voglio scrivere della filosofia che io mi sono un po' costruita nella mia vita, che posso ora delineare, descriverò. Comunque, per ora chiudo qui. Per qualsiasi domanda, curiosità, informazione, contattatemi. Intanto grazie per avermi seguito in questo video. Ciao!